Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con il vaccino di AstraZeneca, che da ieri non si chiama più così, anzi adesso si definisce Vaxzevria, un cambio di denominazione che è stato approvato dall'EMA lo scorso 25 marzo a seguito di una richiesta avanzata dal gruppo farmaceutico anglo-svedese, in cui è stato pubblicato anche il nuovo bugiardino del farmaco. Tra gli effetti collaterali si aggiungono anche quelli che sono i rarissimi casi di trombosi. Proprio con il siero è stato vaccinato nella giornata di ieri il Premier Mario Draghi in compagnia della moglie Maria Serenella Cappello, che si sono recati presso l'hub della stazione Termini di Roma dopo aver aspettato in maniera diligente il proprio turno. Dalla Germania invece arrivano però notizie meno rassicuranti sul vaccino, perché è stato bloccato il siero per tutti gli under 60, anche il Land del Brandeburgo che circonda la capitale tedesca ha preso la stessa decisione, come ha reso noto il portavoce locale. Il Land di Berlino lo aveva interrotto solo per le donne sotto i 60 anni, alla luce di quelli che sono i nuovi effetti collaterali. Secondo il Paul Ehrlich Institute, l'Istituto Nazionale per le Vaccinazioni, sono 31 i casi in Germania certificati di trombosi a seguito dell'iniezione del vaccino di Vaxzevria. Nuovo aggiornamento della curva pandemica con i dati diramati dalla Protezione Civile: sono 16.017 i nuovi contagiati a fronte di 301.451 tamponi processati, con un tasso di incidenza in discesa e si attesta al 5,3%. Alto però ancora il numero dei deceduti: sono 529 le vittime in una sola giornata. Calano però i ricoveri in terapia intensiva, con il saldo complessivo che certifica un meno 5 posti letto occupati; invece sono 68 in più i ricoveri nei reparti ordinari di tutto il paese. In Campania invece l'unità di crisi ha diramato il consueto bollettino Covid, con 1573 nuovi positivi, di cui 377 persone sintomatiche. I tamponi molecolari sono stati 15.289, gli antigenici invece processati 5.286. Anche in Campania il numero delle vittime è alto, sono 64, con 28 persone scomparse nelle ultime 48 ore, 36 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. I guariti sono stati 2.800. 37. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 656 i posti di terapia intensiva a disposizione della regione, ne sono occupati 163, mentre invece sono 3.160 quelli che sono i posti letto di degenza ordinaria, ne sono occupati 1.587. Un ufficiale della Marina Militare italiana è stato arrestato dai carabinieri del ROS dopo essere stato fermato insieme ad un ufficiale delle forze armate russe. Entrambi sono accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello Stato. L'intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due sorpresi, mentre l'ufficiale italiano cedeva all'altro dei documenti classificati in cambio di soldi. Anche la posizione del cittadino straniero è al vaglio in relazione del suo status di diplomatico. Il capitano di fregata della Marina Militare e l'ufficiale accreditato presso l'ambasciata della Federazione Russa sono stati fermati nella serata di ieri a seguito dell'intervento dei carabinieri del ROS sotto la direzione della Procura di Roma, e l'attività è stata condotta dall'Agenzia Informazioni Sicurezza Interna con il supporto dello Stato Maggiore della difesa. In relazione a quanto riportato dagli organi di stampa, la Farnesina ha reso noto che il segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, Elisabetta Belloni, ha convocato al Ministero, su istruzioni del ministro Luigi Di Maio, l'ambasciatore della Federazione Russa presso la Repubblica Italiana, Sergei Rasov. Ci spostiamo ora in Campania con il nuovo provvedimento che è stato preso dalla Regione e firmato dal Presidente
Vincenzo De Luca, con riferimento al periodo pasquale, innanzitutto stoppa le processioni pasquali con limitazioni negli spostamenti ed è chiuso il santuario della Madonna dell'Arco. Il provvedimento dunque impedisce l'accesso alla frazione della Madonna dell'Arco del comune di Sant'Anastasia, salvo che per indifferibili esigenze di lavoro o necessità. È stata fatta inoltre la raccomandazione alle diocesi di assicurare nello svolgimento delle funzioni religiose il puntuale rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza vigenti al fine di limitare quanto possibile il contagio da coronavirus derivante dal contatto diretto o indiretto delle persone, anche quella che è la maggiore trasmissibilità delle varianti. È affidato inoltre ai comuni il compito di assicurare il controllo delle strade e delle piazze che ospitano le processioni, le manifestazioni e gli eventi a carattere religioso legati soprattutto alla Settimana Santa. Inoltre vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per le ormai note esigenze di lavoro, salute o necessità. È consentito però il rientro presso domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, specificità per quanto riguarda le giornate del 3, 4 e 5 di aprile, è consentito solo una volta e nel limite massimo di due persone, oltre quelle già conviventi, di spostarsi presso un'altra abitazione privata in ambito regionale dalle 5 alle 22. Infine restano in vigore tutte le altre disposizioni già pubblicate proprio dalla Regione Campania. I carabinieri della compagnia di Marano hanno fermato su ordine della procura di Napoli Nord il 26enne Giuseppe Greco, ritenuto responsabile di aver ucciso lo scorso venerdì due rapinatori che gli si erano avvicinati a bordo di uno scooter e gli avevano sottratto il Rolex. Per l'ufficio inquirente, con il procuratore Carmine Renzulli e il sostituto Paolo Martinelli, il 26enne avrebbe travolto con la sua smart lo scooter su cui viaggiavano i due uomini dopo che lo avevano rapinato dell'orologio. Il fermo è arrivato dopo qualche giorno perché gli inquirenti sono andati a verificare la versione del 26enne Greco, che aveva dichiarato di essere stato rapinato respingendo l'accusa di aver travolto i due malviventi. Sul luogo dell'impatto sono stati ritrovati poi il Rolex e una pistola Beretta, che erano probabilmente dei due rapinatori. L'uomo è accusato di omicidio. Ci spostiamo ora a Caserta con i dati Covid dell'ASL di Terra di Lavoro. Nel bollettino di ieri, martedì 30 marzo, 167 nuovi positivi certificati, cui si aggiungono 11 deceduti e 193 guariti. Il tasso di incidenza a fronte di 1.776 tamponi elaborati è stato del 9,4%, in netta discesa rispetto a quanto visto nella giornata di martedì. Discesa importante anche dei positivi, con meno 37 contagiati in provincia. Per quanto concerne le singole città, Caserta è a 598 casi attivi, c'è poi Maddaloni con 518 e Marcianise con 492. Restiamo a Caserta proprio perché la direzione dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano ha diramato un comunicato con cui ha precisato che l'intensificarsi dei casi pandemici della scorsa settimana ha imposto un potenziamento dei posti letto ad elevata intensità di cura dedicati ai pazienti Covid, andando ad imporre alcune misure relative alla riorganizzazione dell'offerta assistenziale, tra cui l'unificazione delle due terapie intensive non Covid. Questa assenza, tra l'altro, di diversi professionisti legati all'emergenza Covid per malattia ha comportato l'adozione di ulteriori misure collegate alla sospensione di alcune attività di elezione, fermo restando, si legge nella nota, ogni tipologia di assistenza ai pazienti oncologici e ai casi urgenti e indifferibili, nonché l'interruzione delle tre sedute di sale operatorie di elezione, ed è stata fatta coincidere con l'avvio dei lavori di 8 posti di terapia intensiva post-operatoria con i fondi derivanti dal decreto legge 34 del 2020. L'allentarsi comunque della pressione pandemica e il rientro di tutte le professionalità comporterà il ripristino delle attività che sono state temporaneamente sospese. Infine, viene precisato che l'arrivo dei vaccini
comporterà la possibilità dell'azienda di proseguire nella campagna vaccinale sul territorio. Giornata importante a Cesa con 21 lavoratori socialmente utili che hanno sottoscritto il relativo contratto da dipendenti comunali. Sul punto sentiamo un piccolo intervento del sindaco locale Enzo Guida. Importante per voi perché diciamo, c'è questa firma del contratto, quindi a questo momento voi ufficialmente non siete più lavoratori socialmente utili ma dipendenti comunali. Una giornata importante per voi, ma credo che sia anche una giornata importante per l'amministrazione comunale, per noi che abbiamo provato a raggiungere un obiettivo, e la cosa che più mi soddisfa è che questo obiettivo l'abbiamo raggiunto attraverso una concertazione, attraverso un accordo con voi. Questo è l'aspetto più importante, perché significa che la collaborazione che c'è stata in questi anni ha prodotto poi questo risultato di arrivare alla stabilizzazione di intesa per quanto riguarda gli orari, per quanto riguarda la percentuale di lavoro. È una giornata importante anche per l'amministrazione comunale, dicevo, perché molte risorse che hanno consentito di portare avanti gli uffici, alcuni progetti importanti, oggi trovano la giusta dignità di lavoratori, di dipendenti. Quindi penso che sia veramente una giornata da ricordare. Logicamente da questo momento derivano delle conseguenze diverse, delle responsabilità diverse. Non siete più lavoratori socialmente utili, siete dipendenti comunali. Come tale io mi aspetto che ci sia il massimo impegno, come avete fatto in questi anni, da un ruolo diverso e da una prospettiva diversa. Chiudiamo con il calcio dopo la sosta per le nazionali che si concluderà questa sera per quanto riguarda l'Italia con l'impegno in Lituania. Si ricomincia con il campionato con tutte le partite della 29esima in programma. Questo sabato il Napoli ha ripreso intanto gli allenamenti al training center di Castelvolturno in vista dell'incontro del Diego Armando Maradona contro il Crotone. Nei giorni scorsi il tecnico Gennaro Gattuso aveva puntato sul recupero di diversi indisponibili, il tutto dovuto non solo ad infortuni patiti in campionato ma anche alle defezioni che sono giunte dalle partite con le nazionali, per esempio Osimhen, che è rimasto ai box per quasi 3 mesi dopo una gara in Africa con la nazionale nigeriana. In questa tornata c'erano state le speranze per evitare problematiche che invece sono arrivate con problemi lievi a Mertens e Koulibaly e il sospiro di sollievo di Zielinski con il caso Covid di Skorupski, problemi per il portiere colombiano David Ospina, ma non legato alla nazionale proprio perché ha avuto un problema a una mano nel corso dell'allenamento a Castelvolturno e, come si legge in un comunicato del club partenopeo, ha avuto un infortunio alla mano sinistra e gli esami strumentali cui si è sottoposto l'ex portiere dell'Arsenal hanno evidenziato un'infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana. Sicura l'assenza nel match contro il Crotone, in dubbio per la partita del prossimo 7 di aprile, il recupero contro la Juventus. Con il calcio chiudiamo questa edizione del telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.